Siamo nel mese di settembre, è tradizione dare avvio a un nuovo anno di impegno ecclesiale. È tradizione, consuetudine, iniziare un nuovo anno con un convegno pastorale appunto di inizio anno, al quale sono invitate tutte le persone che sono impegnate a qualsiasi titolo nella vita della Chiesa, a iniziare naturalmente dai sacerdoti, i parroci, i religiosi, le religiose, i diaconi, ma anche tutti i fedeli che sono impegnati nel catechismo, nelle varie attività che fanno la vita quotidiana delle comunità cristiane. È un momento dove ci si ritrova nella fede per ricominciare, per ripartire. In questa fase, in questo momento preciso della storia che viviamo, la Chiesa di Pesaro è in sintonia con tutte le chiese che sono in Italia. Vive un percorso particolare che viene chiamato cammino sinodale. L'idea contenuta da questa espressione è molto semplice, cioè dice quella che è la natura stessa della Chiesa, cioè un popolo in cammino. Quindi non una realtà dunque che è animata, portata avanti solo dagli specialisti, dagli addetti ai lavori, ma dove tutti i battezzati sono chiamati a dare il proprio contributo in un'ottica di corresponsabilità. Il cammino sinodale è una stagione molto particolare che vive la Chiesa intera, la Chiesa in Italia e la nostra Chiesa diocesana, perché in fondo ci permette di metterci davanti a dei quesiti importanti. Il mondo è profondamente e rapidamente cambiato, e sono solo per fare un esempio, i risultati di un'indagine condotta e pubblicata nella scorsa estate: dal 2001 al 2022 il numero dei praticanti cosiddetti regolari si è dimezzato, una percentuale che all'inizio del 2000 era attorno al 36%. Oggi è attorno al 19%. In tutto ciò la Chiesa si pone oggi un tema che è un tema centrale da sempre, cioè come vivere la propria missione, come annunciare il Vangelo, la buona notizia di Cristo all'uomo di oggi e come far sì e cosa la Chiesa dovrebbe cambiare perché il Vangelo e la figura di Gesù Cristo possa incontrare il mondo. Ecco, queste sono le domande che guidano il convegno e anche il cammino della nostra Chiesa durante questi ultimi anni. Quindi il convegno pastorale diocesano è un momento che ha un grande valore. Naturalmente l'invito è aperto a tutti, quindi non solo agli addetti ai lavori, non solo alle persone impegnate a livello ecclesiale, anche a coloro che, per dire, volessero solo partecipare per curiosità.